Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Vi chiedo umilmente scusa se non sono riuscito a farvi uscire il video questa settimana. Era tutto pronto, dovevo registrare solo la mia parte, però ecco quello che è successo. Poi per chi mi segue su Instagram sa bene già la situazione. Sa bene quello che è successo, in poche parole è successo un putiferio e ho dovuto mettere una pezza un po' da un'altra parte. E niente ragazzi, oggi andiamo a fare la reaction alla nuova canzone dei Cannon and Fiber che è Stop the War. Ovviamente si rifà alla situazione che stiamo vivendo adesso, una situazione che veramente sta andando, non so come dirlo, cioè questa situazione sta facendo più male al popolo russo, che non c'entra assolutamente niente, anzi sta manifestando tra l'altro contro la guerra e contro Putin, che proprio a Putin stesso. Stiamo vedendo veramente in questi giorni delle immagini che da brivido. Soldati di 20 anni che non volevano andare in guerra praticamente, si sono ritrovati a dover sparare appunto dover invadere il paese dei propri fratelli ucraini. Signori, questa cosa sta veramente degenerando e spero che finisca il prima possibile. Detto questo, niente, andiamo a vedere i Cannon and Fiber, che cosa ci stanno proponendo oggi. La canzone è questa, si rifà al manifesto tra l'altro di Mia Libiro, la grafica è molto simile diciamo, anche per questo volevo appunto dirvi che da poco sono approdato anche su TikTok e lì sto mettendo alcuni video, alcune curiosità, per cui se ci siete fateci un salto anche su TikTok, perché sto appunto portando anche lì contenuti. Signori, allora, questo è Stop the War dei Cannon and Fiber e ce l'ascoltiamo praticamente subito. Io mi faccio poco più avanti. Ecco, col cavolo. Oh, mo sì. Ok, sentiamo che cosa ci stanno proponendo oggi. Mamma mia. Cioè, le urla di sottofondo, raga, sono allucinanti. Tra l'altro la chitarra è molto, si sente subito che è nel loro stile, si sente proprio, cioè proprio il loro marchio di fabbrica, cioè questo sound molto così. Tra l'altro ho notato adesso, scusate se l'ho interrotto, però c'è qui praticamente, si vede il mouse, qui c'è un tizio sulla falce che praticamente sta tirando un sasso a morte, che tra l'altro la morte, molto bella questa cosa, perché la morte è raffigurata in giacca e cravatta, proprio come quello che stiamo vedendo in questi giorni. Purtroppo la morte ce la porta proprio chi è su al potere e decide una guerra che non è la nostra. Andiamo avanti. Explosion.
Bello, bello, mi piace come inizio, devo dire è un bell'inizio, molto scoppiettante come del resto ci propongono nelle loro canzoni e a me regà fa impazzì veramente la voce, veramente tanto tanto, fa veramente impazzire la voce sua. Ah, tra l'altro stavo notando che anche di sotto qui ci stanno persone che, mamma mia, cioè regà sta illustrazione è veramente pazzesca. Cioè, tra l'altro, notare che la morte che acciacca con il piede le persone, cioè, regà, assurdo. Veramente assurdo. Cioè, che volete che vi dica? Tra l'altro molto bello questo monocorda che aumenta un sacco la melodia, cioè la melodicità proprio del brano. Diventa molto più ascoltabile, diciamo, ecco. Con sotto la chitarra, appunto, se non mi sbaglio, c'è la chitarra, vero? Sì. Con sotto la chitarra che continua il suo riff normale. Bello. Onesto. Ci sta tutto. Via via scemando, bello, poi questa chitarra così, bene bene, ottimo direi, mi piace, mo come minimo riparte, tempo un attimo di... Sto basso pure me l'aspetto perché... Eccoci qua, allora... Con calma adesso cerchiamo di capire di cosa si tratta. To those who can hear me I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate... Aspettate, voglio un attimo vedere una cosa. No, ok. Pensavo ci fosse il testo. Men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Oddio, mi sa che ho capito che è. Se è quello che penso io, regà, non si sono regolati. Fermi tutti. Allora. Un attimo, mo vado a cercare. Eccolo, lo sapevo che era lui. Lo sapevo. Allora. Allora. Allora, dovrebbe essere da qui. Per tutti quelli che mi possono sentire, penso che abbia detto, quindi... Despair.
The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. Eccolo qua, l'ho trovato. Allora, questo, signori, sono riuscito a trovare il momento in cui lo dice. Ci ho messo un po', però eccolo, praticamente è il discorso di Charlie Chaplin, il discorso all'umanità di Charlie Chaplin nel finale del Grande Dittatore del 1940. Ho i brividi solo a nominare questa cosa. Ho i brividi, vi dico solo questo. E questo che sta dicendo è praticamente questo pezzo qui. A coloro che ci odiano io dico: non disperate, perché l'avidità che ci comanda è soltanto un male passeggero, come la pochezza di pochi uomini che temono le meraviglie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo, il potere che hanno tolto al popolo tornerà. Fatemi sentire. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. E poi il potere, e qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Signori, io veramente posso anche chiudere qui, e per me la reaction è finita qui. Per me la reaction potrebbe anche finire qui. Dopo aver sentito il discorso di Charlie Chaplin, per me, guardate, ragazzi, ho i brividi, lo giuro, ho i brividi. Andiamo avanti, dai. Cioè, a me mi viene da pensare, no, mo sarò stronzo, però... Cioè, ma voi riuscite a capire il fatto di mettere il discorso del Grande Dittatore di Charlie Chaplin su una canzone Black Net Death Metal che parla di fermare la guerra? Cioè, regà... Cioè, è tipo un ossimoro incredibile, cioè... Andiamo avanti. Cioè, prima di andare avanti, no, perché adesso mi è venuto in mente, no? È un ossimoro incredibile, perché tutto quello che noi abbiamo visto nel black metal degli anni 90, praticamente lo prendiamo e lo buttiamo nel secchio. E poi, muti qui. Io sarei curioso di leggere il testo di questa canzone, perché già è difficile stare appresso, però voglio troppo leggere il testo di questa canzone che purtroppo non c'è. Adesso vediamo se... Questo pezzo, ragazzi, è stupendo, è proprio bello, carica tanto, carica veramente tanto, e poi, cioè, ricomincia come si deve, cioè, bello vero, bello, bello, bello!
Allora, mi faccio così. L'ho fatto così perché nel frattempo che mi avete visto, io comunque cercavo il testo della canzone e l'ho trovato. E adesso ce lo spizziamo un attimo, eh. Adesso ce lo guardiamo un attimo al volo prima di ecco, già che lo leggo così, già mi viene già da già mi viene da perché ho letto qualcosa e già mi sta. Allora, il testo eccolo qui. Strappato da un sogno pacifico. E già dice tutto, e già dice tutto. Da sirene ed esplosioni, soldati che marciano per le strade. Le parole di guerra sono state pronunciate. Raga, c'ho i brividi. Per leggere una cosa del genere, già c'ho i brividi. Ve lo giuro. Se non ci fosse stata una situazione del genere, questo sarebbe passato proprio in, come dire, in sordina. Questo è un testo e una canzone che sarebbe passata praticamente se non ci fosse stata una situazione del genere. Un paese svanisce, una tenda fatta di paura. Non puoi scappare, devi restare. Gli amici e la famiglia scompaiono. Solo a pensare a quello che veramente stanno vivendo quei poveracci che sono rimasti in Ucraina, mi prende veramente. Allora, il ritornello è questo. Quando diceva appunto il ritornello in poche parole diceva: non abbiamo imparato niente? Non abbiamo imparato niente dal passato? A quanto pare no, amici miei. Purtroppo no. Forse noi europei un po' di più, ma a quanto pare una delle più grandi superpotenze al mondo no. Perché evidentemente la guerra per loro non è stata così brutta. Se no avrebbero imparato. Ancora e ancora e ancora. Uccisioni per rivendicazioni territoriali. Ancora, ancora e ancora. Persone in perdita che soffrono e soffrono. Ancora, ancora e ancora. Le persone sono governate dai pazzi. Ancora, ancora e ancora. Questa volta la vittima è l'Ucraina. Raga, per noi che la stiamo vivendo questa situazione, ascoltare questa canzone in questo preciso momento è veramente pazzesco. Più avanti, forse fra una decina d'anni, quando andremo noi che l'abbiamo vissuta, quando andremo ad ascoltare questa canzone, forse ci riverà in mente quello che è successo. Ma per chi non ha vissuto questa situazione, leggere, sentire questa canzone non sarà mai, dico mai, la stessa cosa. E i bambini piangono per i loro padri. Avvenire non lo so, però. Intanto stanno morendo al fronte di battaglia. Vediamo morire giovani. E ascoltiamo. E ascoltiamo i leader parlare. Ok. Ascoltiamo i leader parlare. Spero per il momento niente più guerra. E poi finisce praticamente con non abbiamo imparato niente? Niente più guerra. Non abbiamo imparato niente dal passato? Niente più guerra. Signori, io penso di avere veramente detto tutto. Penso veramente di avere detto tutto con questo video. Questa reaction è stata molto più pesante di quanto mi aspettassi. Tra le altre cose, io questa reaction l'ho registrata il 4 di febbraio e sono le 6 di sera.
è uscito l'album nuovo di Sabaton, The End of the War to End... Di... Sì, aspetta. The End of the War to End All War. The War... sì. The War to End All War. The End of the War to End All War è quella di The Great War, giusto. Allora, il fatto che, giustamente, mi ricollego con questo argomento che hanno portato i Cannone Fibber solamente per citare l'album di Sabaton, che... quella che doveva essere la grande guerra, quella che doveva essere la guerra che avrebbe concluso tutte le guerre, a quanto pare non lo è stato così, non è stato così, ma non è stato neanche la seconda guerra mondiale a questo punto, mi viene da pensare. Signori, io vi ringrazio di cuore per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che come al solito parla delle sue passioni. Ci si becca la settimana prossima, sperando che vada veramente tutto bene questa volta. E il video è quasi pronto, manca solo la parte mia. Spero di registrarla il prima possibile. Ciao a tutti, ragazzi.